Amici di Street News, siamo qui con Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, già giocatore di Ancona, Salernitana e tante altre squadre, ex DS del Taranto. Allora Francesco, diamo un voto alla stagione del Napoli. Ma il voto non può che essere positivo, è chiaro, da tifoso, così come voi, come tutti, ci aspettavamo qualcosina in più, però al primo anno di Ancelotti, dopo 3 anni fantastici con Sarri, si poteva anche sperare in qualcosa di diverso, ma onestamente anche raggiungere lo stesso obiettivo, cioè quello del secondo posto, abbastanza facile, e un turno in più in Europa superato, in qualche modo mi fa pensare che la stagione si può definire positiva. Come, cosa manca alle squadre italiane per essere competitive nelle competizioni europee, secondo te? Beh, è chiaro che quando i fuoriclasse non arrivano più, c'è abbassamento di qualità. Quando i manager di un certo livello non operano più in Italia, c'è abbassamento di qualità e per forza di cose ne subisce un po' tutto il calcio. Per essere competitivi in Italia va bene, ma in Europa serve molto 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 di più. L'unica che in qualche modo rischia di essere competitiva, purtroppo ai noi, rimane sempre solo e unicamente la Juventus, anche se poi abbiamo visto tutti che alla fine a vincere è fatica un po' per tutti, anche per loro. Bisogna che ci sia programmazione, bisogna che si inizi ora per 6-7 anni a programmare un calcio che deve diventare diverso in Italia. Se questo succederà, allora vorrà dire che potremo iniziare a parlare di nuovo del calcio italiano così come si parlava 20 anni fa. Progetti futuri per Francesco Montervino? Ma parlerò con mia moglie per capire cosa mi lascerà fare. No, scherzi a parte, ma io sono un uomo di calcio, sono un uomo che opera nel mercato, sono un direttore sportivo, mi diletto a fare l'osservatore, in qualche modo siamo sempre vicini al calcio, aspettiamo qualche buona società che possa pensare che io possa rappresentare una risorsa e non un problema. Se questo arriverà, allora ci ributteremo in pista. Vogliamo lasciare un saluto ai lettori di Street News? Ma un saluto a tutti i lettori di Street News, seguite la rubrica.